Ciao a tutti ragazzi, qui è Calum e bentornati nel quinto episodio dei Pokémon. Ma facciamo subito save game prima che ci perdiamo qualcosa. Allora, nello scorso episodio che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sconfitto Team Rocket che si era appropriato del pozzo di questa città e aveva iniziato a tagliare le code agli Slowpoke per rivendersele. Noi gli abbiamo rotto il culo, abbiamo il nostro Bellsprout che sta quasi al 22 pronto ad evolversi in non mi ricordo cosa. Siamo per accingerci a sconfiggere la prima palestra. Come vi ho detto, questo video lo sto registrando in contemporanea all'episodio 4, quindi non leggerò i commenti dell'episodio 4 in questo video perché non ci saranno, e fatemi sapere della serie di cui ho parlato nell'ultimo episodio. In che senso? C'è una serie che volevo portarvi. Vabbè, voi andate all'ultimo episodio e vi vedete tipo l'ultimo minuto in cui parlo di questa probabile serie. Ditemi se vi possa piacere ragazzi. Intanto continuiamo il gameplay. Go. Entriamo. Questa è quella dove c'hanno tipo un Miltank. Buoni un attimo. Stiamo se buoni un attimo. Posso usare lui per un polvere? Ma non si può usare contro nessuno sta cazzo d'abilità, ma che è? Ma non si può usare contro nessuno. Beh, frustrato non gli farò danni, derbo pure lui. Infatti. Qui tocca mettere. No, non è qua che c'è Militank. Forse esiste qua. Non mi ricordo. Ah, mi sa che ho visto dietro c'è quella che non permette di scappare. Non mi ricordo. Qui lava, per favore. Anzi, Nyarzauro, per favore. Spacca Yelanus. Nyarzauro, per favore, spacca Yelanus. Non me la brena. Perfetto. Non mi ricordo che qua. Perché mi ricordo che era la terza palestra dove c'era Militank che faceva rotolamento 24 su 24 ed era tipo livello. No, la terza palestra infatti non era questa. Però pure dalla grafica mi pare questa. Questi sono livello 10. Super efficace. Ah, questo qua mi sa che è quello che c'ha Cider però. Ah ragazzi, un altro Pokémon che mi voglio fare, che mi vorrei fare. Ora, se servono i cheat per fare quel Pokémon, io li farò davanti a voi per farvi vedere solo che prenderò quello. Però li userò. Ragazzi, è Scizor. O Scizor, non mi ricordo come si dice. Evoluzione di Scizor. Ma stiamo scherzando, solo lui funziona? Sia benedetto, oddio. Cioè, mi pare che si potesse fare solo con lo scambio, no con i livelli Scizor. Ora non so se mi sbaglio. Voi mi raccomando ragazzi, sotto come commenti mi raccomando, fate presente che cane c'è sotto e capisce un cazzo. Tanto non è super efficace, lo so, ma almeno me lo deve venire frustata così a Google. Non è molto efficace, che è più usato. Oddio no, Milbave no! Ma che sei scemo, questa mossa è più forte delle scritte di Maometto, ma stiamo scherzando. Se non si evolve con questo Pokémon sicuramente si evolverà col prossimo e io terrò questo fino al prossimo e poi dopo cambierò in Nyarzauro. Ti darò fino al prossimo po'. Sta per usare Widow. Ma sa che con lui non è efficace per un po' per. Andiamo subito. Mi ricordavo bene. Allora che facciamo così. Qui ho velocizzato lo scambio perché sennò ci avrei messo gli anni. Bracere. Ho velocizzato anche la skill perché sennò ci avrei messo comunque gli anni. Si è preso anche 100, 120. No. Camiseriaccia, zoccola, puttana. Mi manca poco a Bellsprout per far livello, veramente. Mi manca. No, poco. Non me ne frega un cazzo di quante volte cachi al giorno, lo capisci? Tu, tu. Go, bro. Go, go. Ma ho cercato. Dai, velocizzo qua perché sennò ci metto grande, ragazzi. Ecco. Vabbè. L'ultimo contro Bedrill perché è più difficile.
stata molto difficile. Questo l'ho precisata perché tanto, cioè, che ci frega, noi basta che battiamo l'allenatore, giusto? Poi col fatto che c'è il volume basso, in realtà neanche vi dovrebbe dar fastidio il fatto che velocizzi quando ce n'è bisogno in questi casi. Perché se facessi video di Pokémon editati, ragazzi, uscirebbero 8 video. Video di Pokémon editati, 8 video. Che devi fare i tagli dove alleni i Pokémon, devi fare i tagli pure a questi allenatori che batti. Cioè, a te che te frega di battere un allenatore così? Devi andare solo a capo palestra, quando catturi i Pokémon importanti. Uscirebbero massimo 12 video, proprio così. Capito? Quindi... Oh no! Metapod! Aia, mi sa che muori? Che peccato. No, ma sai che quello con Milita anche la prossima palestra. Kakuna. Che poi Kakuna, al contrario, vuol dire Anukak. Anukak, Anus, Kak, Anus, Kaka, Anukaka, Kaka, capito? Quindi uno, la cacca ce l'ha dentro l'ano. L'anu perché caca, l'anu caca, capito? Capito? Caca cazzo, anu cazzo, capito? Avete capito? È un concetto... Certo basilare, se non capite questo siete dei coglioni. Infatti c'è Sider, mi ricordavo bene. Tipo al 15-16 mi pare. Infatti mi ricordavo bene. Non sa che sei morto? Ah sì. Grazie, così mi faccio evolvere Bellsprout. Grazie veramente tante. Pokémon. Che poi ragazzi, un altro nome di Pokémon strano, che poi letto al contrario in realtà è lo stesso significato, è Girafarig. Poi leggete Girafarig al contrario. Dimmi che si può usare velo in polvere. Dio, grazie. Tu morirai oggi. Oh, the god. Siti un po' per favore. Eccolo. Si dovrebbe evolvere, a meno che non faccio un fail della madonna. Si dovrebbe evolvere in Webill, tipo Webill, una cosa del genere. Non mi ricordo l'evoluzione qual era. Però si dovrebbe evolvere. Ok, ho capito che ho vinto. Brutta rotta nel culo. Mi fa vedere se si evolve o meno. Cosa? Ah, in Webill, tipo. Questo è Webill, che ora ho visto, ma è diminuito in mente. Weedle, cosa del genere, vediamo un po'. Weeping Bill. Vedete come il bell rimane? Bellsprout, Weeping Bell. Tutto collegato. Ricevi la medaglia alveare. Complimenti, cane lupo. Io taglio, dove cazzo lo prendo? Non voglio taglio furia. Voglio taglio. Ragazzi, la nostra avventura. Sono lieto di dirvi che la nostra avventura continua. Insomma, se a me nessuno mi dà taglio. Ehi, ma è Gikobunka. Gikobunka. K. Ora dobbiamo cercare un attimo chi c'è da taglio, perché non mi ricordo. Poi Wonderca. Ah, Lillo. Sono Lillo, senta puzza culo, dillo. Ah, per questo qui ci sono tantissimi culo, ci abboccano così facilmente. Canelo, porta il tuo amo, a dopo. Porta il tuo amo. Amo, porta il tuo. Ora dovrebbe venire l'avversario, se ricordo bene. Raga, cane si ricorda tutto. Cane si ricorda tutto. Non farmi ridere chi. Ti spacco il culo. Ti spacco l'anno, vuoi vedere? Farmi ridere a chi? A chi? A me. Non farmi. Ti spacco l'anno. Ci dovrebbe avere tipo PG8? Se non sbaglio. No, Gasly. Braciere mi sa che non è effetto, vero? No, ce l'ho. Ma credo, posso dire tranquillamente easy Terenas.
No, stai per tirare Grogu, una figura, mi serve un Pokémon di tipo erba. No, non mi dire. 22 HP, ti chiedo lo stesso. Croconaw è bello però, l'evoluzione di Totodile dal Croconaw è veramente bella. E fra Alligator è ancora più bella, cazzo. Frustata, cattiva, sei stato cattiva. No, fumi sguardo. No, e ora come faccio? Mannaggia, no. Boia. Ma sei troppo, secondo me, troppo forte. E Zubat prima che mo killò. Tocca cambiare poco. Qua ho visualizzato perché ho velocizzato perché sennò ci avrei messo male. Pure qua velocizzo tutto. Dai, c'è, boh. Formibro. For me, bro, is too fucking easy. For me, is too fucking easy. Remember. Remember this shit, bro. Remember this fucking shit. For me, is too fucking easy. Infatti, ho vinto perché i tuoi Pokémon erano deboli. Odio deboli. Pokémon natori non fa differenza. Sarò fortissimo e schiaccerò i più deboli. Vale anche per Team Rocket. In gruppo sono forti, ma presi uno per uno non valgono niente. Li odio tutti. E tu stammi alla larga. Un debole come te è solo una distrazione. Tanto ti ho rotto il culo. Tanto il debole ti ha rotto il culo. Qua la cura molto veloce. Dobbiamo andare a prendere taglio. Fornace carbonata dovrebbe qua. Dovrebbe stare qua quello che mi dà taglio. Ma non è che tipo devo andare direttamente al bosco e me lo danno là a taglio? Avventuriamoci. Ancora non mi ricordo. Ah, ecco, infatti, vedere. Qui è troppo buio per me. Ah, ho capito, ora devo fare il giro e trovo il Farfetch'd ancora. Farfetch'd. Sì, Fiume, ma non devi scappare. Io volere solo tuo ano. Tu dare me tuo ano, io spacco ano. Tu spacco gli ano agli uccelli. Gli ani. Ora sei bloccato, dove cazzo vai? È main jump, ragazzi. Paras è forte. Ma per ora non ho intenzione di catturare Pokémon, ragazzi, perché troppo livello basso ci metterei troppo a portarli su. Togepi, signore e signori, Togepi è tra noi. Vuoi dare un soprano a Togepi? Certo. Uno Anivia, cioè come faccio a non dargli Anivia? O uovo Anivia. Dovrei chiamarlo Egg Anivia, però non sa che non c'entra. Sì, c'entra, c'entra. Egg The God, bro. Io non so se fosse finita insieme. Qua. Ritorni dal tuo cazzo di vedone prima che ti spacco là, no? Bravo, Varas. Un Pokémon che sicuramente catturerò, ragazzi. Sicuramente, è Krabby. Credo si chiami Krabby, no, non si chiama Krabby. Allora, il granchio. Oh, dove cazzo vai, stupido pennuto? Che non ho medaglia. Il mio Farfetch'd sei tu che l'hai ritrovato, sì. Senza lui non possiamo usare taglio e ricavare la carbonella. Grazie. Come posso ringraziarti? Ci sono. Prendi questo. Cane lupo riceve.
Sapete a chi insegnerò a taglio, sì. Lo scoprirete nella prossima puntata. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare. Anzi, prima, ragazzi. Sennò quasi scordiamo. Se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un like. Se vi ha commentato, se vi ha condividete per far crescere il canale e anche far prendere più views alla serie. A faccia a tutti, ragazzi, da Kainuvo. Bella!